Torna la stagione calda e Roma si infiamma per una questione che mette da tempo a confronto amministrazione capitolina ed associazioni animaliste, le botticelle. Tradizione per alcuni, sfruttamento per altri, le carrozzelle trainate dai cavalli per le strade del centro città hanno visto a marzo l'approvazione di una nuova delibera da parte della giunta capitolina, con cui si dà il via, si legge nel sito del comune, al rilascio delle targhe che identificheranno i veicoli a trazione animale adibiti al trasporto pubblico non di linea. Questo provvedimento, che pure a detta dell'amministrazione adegua il servizio a quanto previsto dal codice della strada, introducendo un ulteriore criterio di trasparenza e sicurezza per gli utenti e per gli stessi operatori, non è certo quello che chiedono le associazioni animaliste tutte, non la semplice soppressione di un anacronistico spettacolo, semmai la conversione in un servizio al passo coi tempi, richiesta che non risparmierà nessun candidato sindaco in lizza alle imminenti elezioni comunali. Quello che stupisce, al di là della violenza di chi poi fa questo mestiere, non dico di tutti e 46, ma sicuramente di una buona parte, è il condizionamento della politica. Allora, noi non vogliamo mandare a casa 46 famiglie, perché gli animalisti italiani, Ollus, Federfida, tutte le associazioni animaliste hanno presentato delle proposte concrete che si possono realizzare, quella di dare a queste 46 persone immediatamente dei taxi elettrici, la possibilità di lavorare da subito. Questa non è una tradizione, perché non si possono difendere forme di violenza, di sfruttamento di esseri viventi in nome della tradizione, perché altrimenti dovremmo anche difendere la schiavitù in nome della tradizione, lo sfruttamento delle donne, dovremmo difendere l'infibulazione che viene ancora fatta ad esempio in Africa a danno delle donne e alle quali viene quindi, che vengono operate al clitoride. Insomma, dovremmo difendere delle cose che oggi consideriamo per fortuna superate e vergognose, perché c'è un'evoluzione dei costumi, c'è un'evoluzione della sensibilità. Noi oggi sappiamo che l'animale non è un giocattolo, l'animale è un soggetto morale portatore di diritti da tutelare, lo è anche il cavallo, che viene sfruttato per decine di ore per divertire, ahimè, scusatemi il termine, qualche imbecille, perché deve passeggiare per Roma in ricordo della Roma antica, quella appunto dei cavalli del Colosseo. Una volta appunto al Colosseo venivano uccisi e sfruttati, e con il piacere e il divertimento dei cittadini, migliaia di persone e di animali. Per fortuna questo non succede più. Noi ci auguriamo che la nuova amministrazione abbia il coraggio di riconvertire le botticelle. Lo si deve fare, noi lo chiederemo a tutti i candidati sindaci, di centro, di destra, di sinistra, i grillini, non ha importanza. Questo deve essere un impegno, perché si può fare. Così come non è pensabile che a Roma continuino ad arrivare anche ogni anno decine di circhi con animali, mentre Cirque du Soleil, che arriva anche in Italia, da un po' di anni a Roma non si ferma più.